che è uscito il mio video sull'ipnosi di massa, tante persone mi hanno scritto chiedendomi come fare a uscire dall'ipnosi di massa. Io devo dire che arrivando qui, io sono tornata dall'Asia ieri sera, quindi arrivando qui e vedendo tutti voi, questo è una meraviglioso esempio che ci sono tantissime persone immuni all'ipnosi di massa. E il regime continuerà a cercare in mille modi, perché tecnicamente a livello di comunicazione è tutto studiato, sono molto bravi da questo punto di vista e continueranno a cercare di proporre la loro ipnosi, ma sempre più persone si sveglieranno. Quello che il regime non ha calcolato è che facendo queste, provocando tutte queste divisioni, queste discriminazioni, in realtà hanno provocato il contrario, hanno provocato tanta unione. L'unione sta provocando sempre più risvegli, quindi a volte le cose devono peggiorare prima di poter migliorare. Quindi quello che sta succedendo adesso, di fatto, in questo momento storico, è proprio questo, è una sorta di speciazione, è un grande cambiamento di cui l'umanità aveva bisogno. Purtroppo è un cambiamento doloroso, me ne rendo conto, doloroso per tutti, faticoso, ma noi siamo e abbiamo bisogno di essere sempre di più agenti del cambiamento. E nell'essere agenti del cambiamento significa anche provare paura e sviluppare il coraggio. Tutti questi medici, Milani per primo, io feci una live con Milani l'anno scorso ancora, è ovvio che non è che non hanno paura, la paura come esseri umani l'abbiamo, è normale. Non avere paura sarebbe da folli, ma il coraggio non significa non avere paura, il coraggio significa guardare la paura in faccia, provare paura e andare avanti lo stesso. Il coraggio, ragazzi, viene da cor, latino, quindi mettere in moto il potere del nostro cuore. Ho sentito parlare prima di amore, di passione, ed è quello che ci anima tutti qua, se no non saremmo qua. E quindi è questo il cambiamento che siamo tutti chiamati a portare nel mondo. Io credo che ci siamo incarnati in questo momento storico proprio per essere agenti di questo cambiamento. È una missione che condividiamo tutti e ci siamo ritrovati qui in questo momento non per caso. Quindi buon lavoro a tutti.